Mister, buonasera. Buonasera. Non so se sei d'accordo, credo che sia stata la miglior Cremonese di questo inizio di stagione. Non fortunatissima, il portiere ha fatto delle parate clamorose oggi, sottolineo. E insomma, un po' ti chiedo qual è il tuo rimpianto, forse sul gol subito, l'unico vero errore della partita. Confermo. Hai detto tutto tu. Per me la Cremonese questa sera ha fatto una bella partita, ma anche le altre volte, non so, parlo del Catanzaro, parlo del Bari, eravamo però magari stati meno pericolosi, avevamo tenuto la palla, eravamo stati puliti, belli, ma meno pericolosi. Questa sera siamo stati, abbiamo mi pare avuto non so quante occasioni chiare, 4-5 situazioni molto chiare per andare in vantaggio e poi anche per tornare in vantaggio, e quindi mi è piaciuta la Cremonese nell'atteggiamento, nella generosità, nella qualità. Quindi a me questa sera la Cremonese, insomma, come hai sottolineato tu, a me è piaciuta molto. Buonasera. Mister, anche a me è piaciuta molto, ma volevo farle un paio di considerazioni. A mio parere è buon aiuto, avrebbe dovuto essere un po' più cattivo secondo me nell'occasione che probabilmente avrebbe chiuso la partita. Poi non è sembrato che forse qualche cambio qualche minuto prima, perché si vedeva qualcuno un po' in affanno, soprattutto a centrocampo. Grazie. Ma cosa abbiamo cambiato al 60esimo? 60, i primi? No, è cambiato così? Beh. Però insomma, chi c'era? Adesso Buonaiuto ha fatto una gran bella partita, quindi è stato bravo. Poi dopo lì gliel'ho chiesto, mi ha detto che gli è andato di fronte, cioè lo ha chiuso, quindi ha cercato di fare il colpo sotto. E poi per i cambi, noi insomma, quando vedi una squadra che comunque in campo non è che va in sofferenza, perché abbiamo gestito bene. Mi pare che la Sampdoria non abbia avuto, insomma, ha tenuto un po' di più la palla nel secondo tempo e noi comunque eravamo ben messi in campo, non eravamo in grossa difficoltà. E quindi quella è la ragione. Dopo, adesso non mi ricordo se erano pronti, poi non so, se mi dite che abbiamo cambiato al 75esimo, l'idea nostra era quella di cambiarli verso il 70esimo, ecco, quello sì. Prego. Mister, buonasera. Buonasera. Credo che questa sera lei abbia ritrovato nella sua squadra, soprattutto nel primo tempo, quelle caratteristiche che già aveva chiesto dopo la partita col Bari, cioè rabbia e intensità. E si è visto, le cose sono ben diverse, a cui si aggiunge anche la qualità, perché è una rosa che evidentemente ha qualità. Adesso manca solo, tra virgolette, la concretezza. E questa è la chiave. Sì, per me la squadra, ripeto, cioè la squadra deve essere solida, chiara, semplice, veloce e profonda. Queste sono per me le cose che nella chiarezza ci deve essere la semplicità, la velocità, la profondità, è chiaro, con qualità, poi dopo ognuno ci mette quello che ha. Però per me la Cremonese deve essere questa, non deve dare tanti punti di riferimento. In fase difensiva, con tutti i suoi giocatori, deve insomma, condizionare, deve cercare di far sbagliare gli avversari. Questo è successo molto nel primo tempo, un po' meno nel secondo tempo, però la Cremonese deve essere questa qua. Poi, se siamo questi, insomma, quando crei così tante occasioni, insomma, sono più le volte che magari vinci la partita che la perdi. Ecco, tutto qua. Buonasera mister. Buonasera. Al di là dei principi, che sono la cosa più importante, che questa sera sono stati valorizzati, però anche il modulo che comunque ha riproposto ha la sua importanza. Adesso si vede che la squadra in campo è molto più solida, molto più compatta. Sì, abbiamo coperto bene il campo. Abbiamo coperto bene il campo, ci sono sia in difesa che in attacco delle, diciamo così, delle soluzioni chiare per chi ha la palla, anche se per me bisogna che siamo ancora più bravi a partire da dietro, abbiamo più personalità,
più personalità da dietro e più personalità a centrocampo nel farsi dare la palla anche quando si è magari pressati, perché non bisogna aver timore di giocare, bisogna giocare sempre. Poi è chiaro che se ti vengono a pressare alto, allora devi capire che puoi giocare sopra perché c'è una parità numerica sopra con i tuoi attaccanti e magari i giocatori esterni. Dopo c'è da dire questo, noi abbiamo magari tanti attaccanti e quindi dopo le soluzioni sono tante, quindi abbiamo tanti attaccanti, abbiamo tanti centrocampisti, bisogna che facciamo quelle considerazioni di volta in volta, via, perché se giochi con un attaccante in più devi togliere un centrocampista, se giochi con un centrocampista in più è chiaro che hai un attaccante in meno. Buonasera mister. Sul gol della Sampdoria è evidente l'errore di coda, riguardando però le immagini sembra altrettanto evidente anche una trattenuta. Non so se lei ha rivisto il gol. No, io dal campo ho visto il fallo, adesso non è stato un fallo evidente, poi l'ho anche preso per la maglia, così insomma mi è sembrato, però non stiamo a guardare quell'episodio lì, via. L'errore ci sta, bisogna che la squadra sia brava a rimediare all'errore, perché comunque eravamo in tanti dietro la linea della palla, anche se si è perso una palla, poi dopo la squadra deve avere la capacità, la bravura, la forza di rimediare all'errore di un compagno. Facciamo l'ultima domanda e poi andiamo. Buonasera mister. Buonasera. Dunque adesso arriva la prima sosta e anche lei nelle scorse conferenze ha sottolineato che le interessava vedere la prestazione, la Cremonese che voleva in campo, e da quello che ha detto sembra che il percorso sia quello. 5 punti nelle prime 4 giornate, come si affronta questa sosta e quindi anche la parte successiva di campionato? E poi una velocissima chiusura sul fatto della costruzione dal basso, del farsi vedere anche se si è pressati, forse Bertolacci oggi era un po' troppo nascosto quando i difensori cercavano delle soluzioni. Sì, lo andavano a chiudere con il centravanti spesso, no? Loro facevano, diciamo così, con i due attaccanti esterni, venivano a chiudere i nostri difensori centrali e il loro centravanti stava fisso su Bertolacci. In quel caso dovevano essere le mezze ali a venire a legare il gioco. Ecco, lì bisogna che siamo un po' più bravi. Ecco, quindi la sosta per me ci permetterà proprio di tanto di allenarci su questo, di allenarci anche nella fase difensiva, insomma di fare le cose sempre meglio, sia in attacco che in difesa. Grazie a voi.